Daniele, Matteo qui a Sottoporta Show su Radio No Frontiere, 19ª puntata. Abbiamo finalmente recuperato il collegamento con il tifoso, il nostro amico tifoso Luca. Ci sei? Perfetto. Va bene, ci sono, scusatemi, ma ci sono dei problemi degli spostamenti. Ce l'hai detto, eri in viaggio, in piacevole ritorno alla casa madre. E allora, stiamo parlando di Napoli-Genoa, quindi quali sono le tue sensazioni? Sensazioni sono che di affrontare, ti ripeto, con umiltà questa partita, ma il Napoli è abituato a fare con umiltà e serietà, e credo che nelle corde ci sia una dove Gasperini metterà con il suo 3-5-2 una barriera alta, ma non verrà a fare la diga, ma te la giocherà. Sono convinto di questo perché poi nei giocatori non ha difese arcigne, non ha difesa arcigna tale da poter andare la diga, e non ha neanche gli interpreti in avanti che poi possono affrontare per 90 minuti come il battere del Napoli. Io penso che Napoli è arbitro e anche del suo destino domenica alle 6, e intanto che un Napoli arrembante in attacco, non dico di prima, ma si parlava di poter sfruttare e usare Gabbianini, cambiando il modulo. Il Napoli, a mio modesto avviso, non deve cambiare modulo. La fisionomia del Napoli, il Napoli in questo 4-4-2, dove ricordiamo non è il credo, e quasi 4-3-3, pardon, non è il credo di Sarri, però ha avuto l'umiltà di ascoltare lo spogliatoio, i leader. Lui è riuscito ad amalgamare sugli interpreti che ha 4-3-3, fantastico, e sono le squadre avversarie che devono crearsi il problema di come affrontare il Napoli. Il Napoli fa il suo gioco, semplicemente. Gabbianini in questo momento non è un giocatore da questo modulo, purtroppo. No, Non infatti. credo che non possa fare, tranne delle piccole apparizioni, non è come diceva l'amico di prima, l'atleta che fa la fase difensiva. No, Calhao infatti, gioca un infatti. po', Cambiano le caratteristiche da questo punto di Panalacci, vista. Raffaele che in difesa è unico. Sì, sono d'accordo con te. Quindi c'è un tuo uomo partita. Ecco, da chi ti aspetti la gioia più grande? Questo gol da 3 punti. Ammesso che sia solo uno che segni, chiaramente. Io mi auguro che siano più gol, io mi auguro che siano più interpreti. Se devo cercare un interprete in questo momento per una futura rete, è quella che voglio dare ad Amsic. Amsic così facendo raggiungerebbe i gol totali di Maradona nel campionato italiano, Sarebbe 80. fantastico da questo punto di vista. E quindi sarebbe fantastico. Si andrebbe sempre più a solidare il rapporto tra Amsic e i grandi del calcio che hanno vestito la maglia del Napoli. Quindi parliamo di Brusolotti, parliamo di Maradona, parliamo di Vinicio, parliamo di Giuliano, di Careca, di Giordano, parliamo di Ferrario. Beh, anche Amsic fa parte dei grandi della storia del Napoli, e chi più di Marek premiarlo con i gol. Capace che Marek Amsic ha ancora tanti tanti anni da poter addirittura diventare il goleador del calcio Napoli. Quindi è tutto nelle sue corde. Io mi auguro, ecco, Marek Amsic l'interprete giusto per domenica sera, Beh, non sei il fermo restando solo, che anche perché l'amico di prima, Giovanni, che sicuramente stavi ascoltando, ecco, come ci hai ampiamente dimostrato, anche lui appunto prevedeva un Amsic goleador, ecco, nella partita col Genoa. E beh, questa è un'ottima sensazione, ma c'è anche un altro che ha, diciamo, Napoli nel cuore ed è Pepe Reina. Quanto adori questo portiere? Senti che anche lui può essere una colonna di questa squadra, presente e futuro? Vero, verissimo. Non capisco qual è stata l'operazione nel mandare Reina un anno a Monaco. Sicuramente saranno stati soldi, per l'amor del cielo, Certo. sì, figuriamoci. Però Reina ha dimostrato un attaccamento a questa città, un amore di suo e tutta la famiglia nei confronti di Napoli che è unico. E il leader in campo e il leader fuori campo. Si vede che lui,
che riesce a fare da chioccia a tutti i ragazzi di questa rosa, e lui che, ecco, lei la voglio paragonare nel fuori dal campo a Bruscolotti all'epoca di Maradona. Caspita. Quando le scene della moglie di Bruscolotti facevano da Terry John con tutta la squadra. Io mi auguro che sia questo. E quando lui dice che punta una pizza di Twitter di qualche ora fa, ieri se non sbaglio, quando lui dice che vuole diventare, che Napoli è pronto per lo scudetto già quest'anno e vinceranno lo scudetto, beh, io ci credo. Ma ci credo perché così deve parlare un leader. Così un leader in campo e fuori da campo. Sono pienamente d'accordo con te. Poi, fra l'altro, ha parlato proprio oggi al Corriere dello Sport, che insomma abbiamo trattato nella nostra rassegna stampa. Beh, speriamo che il suo auspicio possa essere quello di un'intera tifoseria. E come si suol dire, amen da questo punto di vista. Amen, bravo, bravo. Raffaele, perdonami. Sì, vai. Non mi piace gli attaccanti, la Juventus, io non sono, per me la Juventus è nemica, sì. Partiamo da qua, fuori delle discussioni al bar e poi quando gioca il Napoli, per l'amor del cielo. Certo, però se ora vado ad analizzare, quando vado ad analizzare l'uscita della Juventus dalla Champions League e vedo che ci sono, pare, se non erro, tre squadre spagnole. Ce ne sono sei fra Champions League ed Europa League, sì. Esatto, allora qua dobbiamo partecipare, è un problema di fare del campionato italiano. Il campionato italiano è assurdo, allucinante. Quando De Laurentiis, non perché io qualcuno è aziendalista nei confronti De Laurentiis. No, ma figurati. Ma ha ragione quando dice, quando dobbiamo fare un campionato a 16 squadre, dobbiamo approcciare non più la Champions League, ma campionato di Superlega, che i giornali stamattina hanno riportato, sì. Ne hanno parlato, sì, mi pare sì, che sì, lunedì sì. Che sia il motore di questo di questo futuro torneo. Beh, ha veramente ragione, che oggi noi vivendo un calcio mediatico che è quello della televisione, noi dobbiamo fare in modo che nell'NBA ci siano una Superlega, che è quella lì fatta dalle migliori 4, 5, 6, 7, 8 squadre di ogni nazione, e che si affrontino per dare uno spettacolo unico. Cioè, ragazzi, sicuramente. Ci rendiamo conto che c'è Napoli, una Napoli calcistica e una Napoli come stadio che è fuori da questo torneo. E questo sia proprio un delitto nei confronti di questa di uno spettacolo. E poi mi auguro che le università di Napoli, per Raffaele, portino finalmente lo stadio a questa squadra. Beh, sì, sono d'accordo con te. Sono d'accordo con te, caro Luca. Ed è effettivamente, beh, forse le squadre un po' più piccole avranno chiaramente qualche cosa al contrario, però come si suol dire, non si può avere tutto subito, ecco, o semplicemente non si può avere tutto nella vita. Fra l'altro ci è arrivato un messaggio, in questo momento c'è il buon Francesco Pollasto che ti saluta, e quindi insomma facciamo un po' di interazione. Io controcambio. Beh, chiamasi interazione, e questo fa soltanto bene. Ma tu, levami una curiosità prima di salutarti, caro Luca. Voglio chiederti se domenica alle 18 sarai al San Paolo. No, io domenica alle 18 sono a Roma. Ah, caspita, quindi sei ancora in trasferta. Sono a Roma con la famiglia. Penso di guardarla per televisione a Roma, sicuramente la guarderò per televisione a Roma, e non mi nascondo che quest'anno è il mio primo anno che non faccio l'abbonamento. L'abbonamento, io sono un storico abbonato della TV Bambi, poi della Tribuna Nisida, però vedi, quando uno dice poi non è sempre è della Vrentis, ciò che dice e fa è oro. Il carattere quest'anno non mi ha fatto fare l'abbonamento, perché si è dimostrato poi quello che è, cioè gli annunci di inviare questi tre top player mi hanno stancato, e anche in fase di essere riportati fino al mercato di riparazione
mi hanno fatto fare io sciopero sabbatico. Ah, caspita. Però con questo sono venuto a vedere 4 partite quest'anno in campionato, ho comprato il biglietto, sbigliettato, ho fatto piacere probabilmente di più alle tasche del nostro presidente. Vabbè. Però ecco, io vorrei dal mio presidente, dal mio presidente, dal nostro presidente. Certo. Perché ricordiamoci che grazie davvero di averci. Nonostante tutto è il nostro, certo. No, ma è il nostro, perché nonostante tutto sia lui, ci abbiamo fatto la pelle, l'abbiamo conosciuto, sappiamo di che pasta è. E grazie a lui che però adesso noi ne parliamo tramite iPad, ma non perché sia lui il motore di questa trasmissione, però grazie a lui c'è un movimento, perché il Napoli è diventato grande tra le grandi e mi auguro che diventi grande tra le regine d'Europa, perché De Laurentiis sa come muoversi e lo sa fare. Io ti abbraccio fortemente, Raffaele. Ti abbraccio anche a te. Abbracciarti da vicino e sono gli studi, se mi permetterai, e fai a conoscere il tuo angolo radiofonico. Sempre e comunque, io ti ringrazio Luca per questa chiacchierata e forza Napoli anche da parte mia. Un caro saluto.